Si è svolta a Roma la prima edizione europea della Maker Faire, una manifestazione che ha avuto come protagonisti makers da tutta Europa. Ma chi sono i makers? Sono degli inventori a tutti gli effetti, ma anche degli artigiani sia digitali che tradizionali, che si servono della tecnologia per creare oggetti, prodotti e servizi innovativi. Si interessano di arte, sostenibilità, modelli di business alternativi e si incontrano attraverso gruppi online aperti, in cui le idee sono condivise e tutti collaborano al loro miglioramento. Chi è un maker? Un maker, secondo me, è un artigiano innovatore, un artigiano che prende le capacità della cultura manuale e le declina utilizzando degli strumenti tecnologici per riuscire a creare i propri progetti. E perché sei un maker? Sono un maker perché nella mia vita ho sempre cercato di fare per me le cose di cui, cioè fare da me le cose di cui ho bisogno, però ho capito che le cose possono essere fatte anche per altri. Essere un maker vuol dire anche produrre dei progetti, promuovere dei progetti utili e stimolanti per gli altri e quindi probabilmente anche crearsi un lavoro, oltre che creare un oggetto concreto. Grazie. La prima Maker Faire nasce negli Stati Uniti, in California, nel 2005 e oggi ci sono diverse importanti città americane che ospitano queste manifestazioni, pensate per avvicinare le famiglie al mondo dell'innovazione e celebrare il movimento dei maker. Il movimento dei maker si basa sulla riutilizzazione e condivisione dei risultati, sulla creatività e sull'innovazione. All'appuntamento di Roma hanno partecipato circa 200 progetti realizzati da makers di tutta Europa. Attraverso un software parametrico stiamo riproducendo una forma di una pianta, quindi abbiamo riproposto in questo software gli algoritmi delle piante, quindi che esistono in natura, per riproporlo fisicamente. Questo, diciamo, è una proposta che va a studenti, quindi che studiano scienza, ed è per proporre un approccio diverso allo studio di questa materia. Allora, Water Lily è un fotobioreattore, cioè una macchina che fa la fotosintesi. Fa la fotosintesi non attraverso delle piante, dei vegetali, ma fa la fotosintesi attraverso delle alghe, in questo caso delle alghe di clorella, degli organismi unicellulari, quindi microscopici che non si vedono a occhio nudo, ma che si possono coltivare nell'acqua come fossero delle piante. Il vantaggio delle alghe rispetto ai vegetali è che innanzitutto non c'è consumo di suolo, perché non ho bisogno di terra ma ho bisogno semplicemente di acqua. Si moltiplicano più velocemente e fanno una fotosintesi più efficiente, quindi producono più ossigeno. Inoltre, essendo una biomassa né più né meno come gli altri vegetali, se ne può estrarre del carburante, quindi se ne può estrarre dell'energia. Allora, questo è uno starter kit, cioè un kit per incominciare la propria coltivazione di alghe, e uno se la può fare in casa e può vedere svilupparsi all'interno di una normale bottiglia di plastica come abbiamo là milioni e milioni di queste alghe. Prego. Parliamo di desktop fabrication. Cosa è successo? Il cambiamento è dato dal fatto che oggi chiunque, uno studente, un artigiano, può avere nel suo studio, nel suo laboratorio, un'attrezzatura digitale.
In questo caso, oltre ad utilizzare gli strumenti tipici che continuerà ad avere e del quale ha una conoscenza specifica, si affida alla tecnologia. Noi li abbiamo chiamati artigiani tecnologici, questo è un logo che evidenzia proprio il fatto del mano e mouse, quindi unire la manualità tipica dell'artigiano con un mouse, quindi con la tecnologia. Qui è pieno di artigiani, di persone che hanno sviluppato qualcosa con una tecnologia desktop, può essere un plotter, per esempio questo qui stampa su 4300 materiali, quindi immaginate quello che ci posso fare. Stampo e taglio un termotrasferibile, mi creo una grafica da t-shirt, da maglietta, grafica moda. Questa per esempio è una fresa che riesce a lavorare e a modellare tutta una serie di materiali, dal legno alle resine. Questo per esempio è un plotter da taglio che sta intagliando, quindi creando tutta una serie di cerchietti su un materiale specifico, che in questo caso è utilizzato per applicare gli strass, quindi la cartina degli strass, che tramite una pressa a caldo diventa moda. Nella creazione di un occhiale moda si doveva pensare a produzioni industriali. Unendo una fresa, in questo caso, va a realizzare 350 modelli di occhiali diversi, uno diverso dall'altro. Ed oggi io potrei dire: posso avere il modello che si adatta al mio viso? Non c'è problema. Quindi è la personalizzazione spinta, one to one, pezzo unico, allo stesso prezzo dell'oggetto industriale. Questa è la rivoluzione che sta avvenendo. Insieme a Tecnificio hanno creato questo concept stampomatica.com e Linos è una realtà di Verona che ha ripreso in mano delle vecchie Heidelberg di stampa e le ha riutilizzate in maniera tale da poterle fare vivere nuovamente, e grazie anche a Lino, appunto, questo tipografo che è stato anche l'artefice della rimessa a punto di queste macchine. La manifestazione è stata ideata e organizzata da Asset Camera, con il supporto di Tecnopolo, due realtà che hanno come mission il supporto alle imprese e lo sviluppo del contesto imprenditoriale. I promotori credono fortemente che il movimento dei makers possa essere in grado di ispirare un nuovo modo di fare impresa. L'industria italiana, infatti, nasce non solo dagli impianti di ricerca e sviluppo, ma da un tessuto costruito sulla cultura del saper fare, in modo unico e spettacolare,